Buon pomeriggio, Claudia! Ciao Marco, ciao a tutti, ben trovati! È arrivato il momento di dare il benvenuto ad Achille Lauro! Bentornato, Achille! Ciao carissimi, ciao carissimi, che piacere! Che come piacere! Va? Che piacere trovarti, Achille! Noi stiamo bene! Piacere mio, piacere mio! Tu come stai piuttosto? Io alla grande, sono molto contento, mi sono divertito tantissimo ieri. È proprio quell'atmosfera tipica sanremese. Infatti, guarda, Achille, ecco, prima ricordavo, perdonami Claudia, a microfoni spenti, l'ultima volta che ci siamo incontrati con Achille era il 2019, quindi ormai sono passati due o tre anni, eravamo ad un Battiti Live, eravamo a tutte e cinque le tappe del Battiti Live, l'abbiamo praticamente stalkerizzato e poi da allora più niente quasi. È vero. È come se lui si fosse voluto un po' disintossicare quasi da noi. No. Scherzo, no, naturalmente. C'è stato il Covid. Lo so. La pandemia ci ha fermato, signori. È vero. Poi sono venuto una volta, se non sbaglio, giù. Vabbè, comunque però, sì, quell'anno è stato pazzesco, 5 volte abbiamo suonato da voi, pazzesco. Hai fatto l'unplane e poi devo dire che noi ti abbiamo seguito con grande entusiasmo, abbiamo fatto il tifo per te, ti abbiamo visto a Sanremo anche l'anno scorso, dove musica e arte quasi contemporanea, se così vogliamo definirla, si sono intrecciate e ieri eravamo tutti quanti lì col fiato sospeso per vedere la sorpresa che ci avresti portato e devo dire che ci hai colpito ancora una volta, Achille. Grazie. Beh, arrivi tu sul palco dell'Ariston, Achille, ed è subito show. Beh, devo dire che è stato molto bello. Allora, partiamo dal presupposto che ero accompagnato da un coro gospel incredibile, direttamente da Harlem, da New York. È incredibile lavorare con loro perché hanno una percezione e vivono la musica in una maniera completamente differente da noi italiani. Ovviamente si vedono le culture differenti ed è affascinantissimo. Poi mi sono divertito tantissimo, ho avuto l'onore e la responsabilità di aprire la serata, ma penso che appunto per lo show che avevamo costruito fosse l'apertura fosse perfetta. Anche per dare il giusto spazio al coro, che è lo spazio che forse meritava anche. Sono degli artisti pazzeschi, delle voci sensazionali. Senti, ma ti sei emozionato? Com'è stato cantare di nuovo davanti a una platea piena, ad un teatro pieno? È stato molto bello, il confronto con il pubblico live è sempre, sempre stupendo. C'è da dire che appunto questi due anni si sentono di lontananza dal pubblico, certo. E Sanremo è sempre un'occasione incredibile. Io, scusami, ma sono veramente colpito da, cioè sono proprio attratto da quello che tu porti sul palco, no? E che sia poi un teatro, la televisione, in realtà cambia poco. E proprio la rappresentazione, cioè l'immagine che ogni volta porti su quel palco, cioè, è intrecciata alla canzone. Cosa nasce prima? Cioè la canzone che ispira poi il look e l'espressione artistica, la forma artistica o viceversa? O nasce tutto quanto insieme? O immagini una canzone in un determinato mondo e quindi poi costruisci anche tutto quanto intorno? Allora dipende, è una bella domanda. Allora, molte volte la canzone, diciamo, nasce la canzone e poi certo. Tutto il mondo che ne deriva è la proiezione visiva di quello che è l'anima della canzone, a mio parere personale, capito? Quindi sì. Uno come quando giri un videoclip descrivi un po' quello che hai in mente e lo metti in scena, la stessa cosa il palcoscenico. E quindi è un po' un'estensione, il costume è un'estensione di me e la messa in scena è l'estensione della canzone stessa. Sì. Mentre per altri progetti a cui ho lavorato ovviamente è stato un po' il contrario, cioè mi piaceva moltissimo il mondo 1920, ho lavorato a questo side project sì. nel 2020, a 100 anni da, appunto dal 1920, e lì un po' è nato prima l'immaginario da cui ero attratto. E dopodiché mi sono messo a fare ricerca sulla musica, ho lavorato con una big band di 20 elementi, bellissimo, devo dire che mi sento molto fortunato a riuscire a vivere con della mia passione. Oggi naturalmente i giornali nella versione cartacea online sono pieni di foto della tua esibizione, vabbè, come avrai immaginato hai suscitato numerosi pareri e ognuno poi commenta Sanremo come vuole, chiaramente non è che non te l'aspettavi. La scelta del battesimo da dove deriva? Cioè che cosa volevi comunicare? Ce lo puoi dire? Allora, possiamo dare una chiave di lettura? Allora,
Allora, la chiave di lettura reale è, prima di tutto era un omaggio importante perché ieri, come avevo scritto anche sui miei social, incredibilmente era il compleanno di mia madre, okay, che mi ha mandato oltretutto questa foto del battesimo e incredibilmente appunto c'è stata questa coincidenza. Wow. E per me il battesimo appunto rappresenta le prime volte, è un omaggio un po' alle prime volte, alle prime esperienze, no? All'inizio di qualcosa. E per me è un momento importantissimo adesso un po' per omaggiare le prime volte, perché è qualcosa di importantissimo nell'esperienza umana. Il mio personale senso della vita passa attraverso le prime esperienze. Cioè un po' il mio senso dell'essere al mondo, sì. La prima esperienza. Claudia. Ecco, tu Achille, praticamente sul palco dell'Ariston porti anche tutta una simbologia legata alla canzone che viene strutturata, come hai raccontato, in un certo modo, e tu stesso sei diventato quasi uno dei simboli del festival. È come se le tue esibizioni facessero un po' parte di una categoria che va da sola. Quindi noi aspettiamo di vedere il tuo show. E quindi che cosa farai per la serata delle cover? Allora, no, la serata delle cover, allora, qua entriamo in un argomento che ho già toccato. Allora, qua parliamo di avere l'onore di duettare con un'artista pazzesca, una voce incredibile, una donna incredibile. Bisogna avere rispetto per alcune cose. Diciamo che lì c'è la vera star, è Loredana. E quindi sarà tutto il massimo rispetto e sarà un omaggio alle donne. Allora, un grande omaggio alle donne. Benissimo. La giusta suspense che si deve. Allora, aspettiamo questa serata. Achille, grazie per essere stato con noi. Grazie. Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questo festival e speriamo. Grazie a voi. E adesso devi venire di persona. Devi venire a vedere i nuovi studi. Achille, qua c'è un sacco di roba. Qua puoi fare il tuo prossimo video. Lo fai qua. Assolutamente. Grazie, Achille Lau. Grazie, in bocca al lupo. Ciao ragazzi, ciao. Finestra Sanremo.